Il città di Bisignano Magic Games ospita i ragazzi della Mandea in questa che è la 16ª giornata del massimo campionato regionale, la terza gara di ritorno. Il duo arbitrale è composto dai signori Di Benedetto di Lamezia e Baccio di Cosenza. Mister Barbuto cerca la promozione diretta in B. Mister Carnuccio cerca di salire in zona permanenza in C1. I ragazzi sono pronti, tutto è pronto. Mister Barbuto porta con sé Rotella, Camera, Prezioso, Vinicius, Iaquinta, Bisignano Andrea, Ferraro, Pier, Bisignano Daniel, Medallo, Arlotta e Jill. Mentre Mister Carnuccio della Mandea porta Chiuso, De Luca, Motolese, Miraglia, Filice, Pignataro, Delizia, Canonaco, Zerbo, Petralia e Bonocore. I ragazzi hanno la testa solo alla partita, solo a questi 3 punti preziosissimi. Vediamo il quintetto che ha scelto Mister Barbuto per iniziare la gara. Fabrizio Rotella fra i pali, Vinicius Orsi, Marco Medallo, Gil e Ferraro. Questi sono i 5 scelti da Mister Barbuto per iniziare questa 16ª giornata. L'arbitro è pronto e i ragazzi pure. 3, 2, 1, via. Palla del Bisignano. Orsi prova lo spunto, Ferraro, subito lotta fra lui e il capitano della Mantea, De Luca. Rimessa proprio per i blu cerchiati. Pignataro in avanti, ma c'è Orsi. Ferraro di nuovo su Orsi, che gioca come ultimo uomo. Metallo ora, chiuso fra due, è costretto di nuovo a appoggiarsi su Orsi, che dà subito a Gil. Ferraro prova il tiro murato da De Luca. Metallo si appoggia su Orsi ancora, Ferraro perde palla e ora è la Mandea. Bonocore intanto prova Metallo e ora prova Ferraro, ma il suo tiro finisce fuori. De Luca prova a far partire i suoi. Palla giocata alta che finisce direttamente nelle mani di Rotella. Orsi per Metallo. Ferraro, Gil. Con un po' di difficoltà riesce a darla ad Orsi. Orsi la gira a Metallo che trova sulla fascia Ferraro e poi di nuovo Orsi. Gil. Ora Orsi avanza, prova a trovare una soluzione, ma copre bene De Luca e poi palla ancora a Rotella, che la distribuisce su Metallo, che cerca subito Ferraro.
Jill prova il sinistro fuori. Palla a De Luca della Mandea. Bonocore, poi Delizia, ma la palla finisce ancora dalle parti di Rotella. Stavolta la dà Jill. Cambia lato per Orsi. Metallo. Jill trova Metallo, si gira bene, prova il tiro, ma sul secondo palo non trova Jill. Buona l'idea, è buono quello, il lavoro che ha fatto Metallo. Intanto sarà rimessa laterale per il Visignano, già battuta. Orsi prova a darle in mezzo ma non trova i suoi compagni. Ora rimessa dall'altro lato per gli avversari. Pignataro la butta direttamente, quasi direttamente fuori perché c'è stata una deviazione. Quindi la palla è ancora per gli ospiti. Metallo gestisce bene, rischia un po', ma ora la palla è al sicuro da Rotella, che la dà velocemente a Metallo. La scarica su Jill, ora Orsi, in avanti per Ferraro. Ferraro salta bene l'avversario, ma la palla finisce fuori. Intanto le prime lodi sono per i tifosi, perché la palestra di Bisignano è sempre strapiena. Orsi, Ferraro si appoggia sul Metallo. Ferraro di pochissimo fuori dalla porta. Sono forse già 4-0 per il Visignano. Però ricordiamo ancora il parziale sullo 0-0. Ferraro combatte con De Luca, lo aiuta Metallo che copre il pallone, lo fa scorrere, quindi si riparte di nuovo da lui. Gilli intanto si guadagna una rimessa laterale che finisce direttamente su Orsi, poi Metallo. Rimessa per il Bisignano dall'altro lato del campo. Orsi avanza sulla fascia. Ferraro, poi ci prova Orsi ed è gol. Rete di Vinicius Orsi per il Bisignano. Ed è già 1-0 per i padroni di casa. Ora prova a reagire la Mandea, ma c'è Jill, ora però perde palla, Bonocore ci prova, ma c'è Rotella, prontissimo, palla Jill, Orsi poi Metallo. Intanto mister Barbuto fa riscaldare il capitano Andrea Bisignano e Maurizio Bier. Dal fondo per i blu cerchiati. De Luca, palla in avanti, rimessa a bianco celeste. Orsi, Jill, Metallo, ancora Jill. Ci prova Metallo, la palla finisce fuori, c'è stata una deviazione quindi sarà angolo.
abbatterlo a metallo, Suorsi, Gil, Ferraro, metallo, prova il tiro ma trova il portiere, ora De Luca, prova a ripartire, poi arriva metallo che lo butta giù, ed è fallo. Intanto time out. La Mantea sicuramente deve riordinare il suo modo di giocare, perché i giocatori sembrano troppo statici, specialmente in confronto con il Bisignano, che si muove bene e molto velocemente. Il morale di entrambe le squadre è abbastanza positivo, specialmente per il Bisignano, che ha vinto la giornata scorsa a Crotone, una trasferta difficile, e la Mantea ha vinto pure contro i Maestrelli per 1-0. Anche se continua ad essere in zona play-out, tredicesima con soli 11 punti, ma la classifica è ancora corta, come si vede anche dalle squadre che lottano per il primato, il Mirto, il Futsal Polistena e la stessa Città di Bisignano, che è terza in classifica. Nel frattempo, giocatori nuovi in campo e si dovrà battere il calcio di punizione in favore degli amanteani, provocato da Metallo. Metallo intercetta palla in rete! Bellissimo, ha fatto tutto Metallo, tutto lui! 2-0 per il Bisignano. Ora c'è stata forse una spinta su Ferraro che stava provando a fare gol, ma l'arbitro non ha visto niente. Comunque si riparte dagli amanteani, palla in avanti, ma c'è Metallo che copre bene e lascia scorrere la palla. Orsi per Gil e si ricomincia da Orsi. Metallo, Gil. Ora Ferraro vede Gil. Gil si gira, si coordina, prova il tiro, ma nulla. Gil ancora. Ora c'è Orsi. Riordina le idee e la dà a Metallo. Metallo subito fa toccare il primo pallone a Maurizio Birra, appena entrato, al posto di Gil. Metallo, ora c'è Orsi. Stop di petto di Birra, però allunga troppo, quindi palla a De Luca. Delizia della Mantea la butta fuori, quindi rimessa laterale, Birra. Orsi. Metallo. Decide di non rischiare e di appoggiarsi di nuovo su Orsi. Ferraro ora. Ferraro su di lui, De Luca che commette fallo. A battere la punizione sarà probabilmente Metallo. In area Orsi e Beer e Ferraro dietro Metallo. Metallo, Beer, ma gli avversari capiscono tutto e rischia di subire il gol il Bisignano. Da parte di Delizia della Mantea, la palla fortunatamente finisce fuori.
si riparte, lì Errora non arriva su questa palla di Orsi, quindi rimessa affidata a Filip. Felice la dà avanti a Miraglia, però Rotella è pronto. Ora dall'altro lato del campo, Metallo. Orsi prova il destro potente, deviazione del portiere, calcio d'angolo. Orsi sul pallone, Ferraro. Ma l'arbitro concede palla ai blu cerchiati. Metallo però è pronto, il tiro in rete, doppietta di Marco Metallo. 3-0 per il Bisignano. Fuori proprio l'autore della doppietta, Metallo, che lascia il posto al capitano Andrea Bisignano. In panchina si scalda intanto Mattia Iaquinta. Buono core ora per la Mandea. Cambia lato. Ci sono Ferraro e Andrea, quindi palla all'indietro per De Luca. Ancora buono core, su di lui Bier. Recupera palla Ferraro, poi cade. Palla di nuovo a Pignataro della Mandea, poi Bonocore, non gestisce bene, quindi perde l'attimo, deve cambiare lato, prova il tiro, Miraglia parato senza problemi da Rotella. Orsi e Andrea discutono con la palla. Palla in avanti per Ferraro, la porta si gira, ora finisce dalle parti di Andrea. Bir si appoggia su Orsi. Ferraro su di lui, però c'è il capitano De Luca, ma Ferraro riesce comunque ad ottenere una rimessa laterale in zona d'attacco. Bir e cerca di smarcarsi, ora la lascia a Orsi che cerca Ferraro ma trova un avversario, quindi Andrea è la soluzione, poi di nuovo Orsi. Bier fa un giretto con la palla, ora di nuovo Ferraro. Andrea, Bier. Ottimi movimenti al Bisignano, Ferraro intanto! Quasi rete di Ferraro. Ottimi movimenti del Bisignano. E toglie la casacchina Mattia Iaquinta. Vediamo al posto di chi entrerà. Intanto Andrea non si intende con Bir. Il portiere Zerbo pronto a dare palla a Delizia. Buono core ora. Rotella lasciata Andrea Bisignano, che ora è nel ruolo di ultimo. Se ne va sulla fascia, lascia palla Orsi, poi Bier. Orsi ancora con Bier. Bier è chiuso da due. La Mandea ora è molto chiusa, non vuole più subire gol. Il Bisignano cerca un'idea. Lo fora con Orsi, su Bier, ma perdono palla. Palla alla Mandea, buono core, su di lui c'è Andrea. Buono core non basta, è costretto ad appoggiarsi ai suoi. Poi c'è Bier, palla fuori, rimessa per il Bisignano. Orsi sul pallone, fuori Ferraro, dentro Iaquinta. E tocca il suo primo pallone. Poi Orsi, in avanti per Iaquinta, ma ora
agganciano gli amanteani, ma c'è Orsi che si butta e frena la palla, mura la palla. Rimessa laterale, amantea. C'è sempre Orsi. E ora c'è Rotella. Bier. Andrea ora. Orsi per Bier. Iaquinta prova il sinistro, alto sopra la traversa. La Mandè ha toccato veramente pochi palloni. Non si è resa quasi mai pericolosa. Però ancora, non è detta l'ultima. Rimessa laterale a Bisignano. Orsi cerca di capire cosa fare. Via. Vede Iaquinta libero. Poi si appoggia su Orsi. Birra ancora. Si accentra, prova il destro, ma finisce nettamente fuori dallo specchio della porta. È stata deviata, quindi calcio d'angolo. A batterlo sarà proprio Iaquinta. Ad Andrea Bisignano, parata del portiere. Grande tiro. Di nuovo angolo. Ancora Iaquinta. Ma ora intercettano i blu cerchiati e non sfruttano bene l'occasione. La palla è subito nelle mani di Rotella. Andrea, Orsi, Iaquinta. Ora Bier. Ancora all'indietro per Metallo, che è entrato ora al posto di Vinicius Orsi. Intanto ricordiamo, parziale 3-0 per i padroni di casa. Marcatori, Orsi, Metallo, Metallo. Intanto Bisignano, Metallo. Iaquinta, Metallo, ora è solo a combattere con Miraglia, che cerca di rubargli palla. Metallo protegge bene, si libera benissimo, si appoggia su Andrea, che cerca di nuovo Metallo, ma Metallo è ancora chiuso da Miraglia. E fa la scelta migliore, la butta fuori. Miraglia ora all'indietro. La Mandea voleva provarci, ma nulla. Bisignano, Metallo ancora. Scambiano i due. Metallo poi prova su Iaquinta. E poi su Bier. Bisignano. Bier, Iaquinta. Intanto Bier si lamenta con Iaquinta perché era scattato e voleva palla, ma Iaquinta ha preferito andare sul sicuro poggiandosi dietro. Intanto Andrea Bisignano prova il tiro, di poco fuori, pochissimo. Riparte la Mandea. Filice. Ora Motolese, palla fuori, rimessa blu cerchiata, Motolese. Metallo non fa passare l'avversario e si guadagna anche una rimessa laterale. Iaquinta, Bisignano, avanza, non può andare oltre, quindi Metallo, Bir. Metallo ora alza la testa, controlla dove sono i compagni, alla fine si appoggia su Bier, che è il più vicino, la dà Iaquinta, ma Iaquinta stavolta non riesce a prendere palla. Filice,
Bono core, finisce svirgola, la dà a Motolese, ma su di lui c'è Andrea. Ora Metallo, intanto calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Metallo come sempre sul pallone. Al momento tutti i suoi compagni sono fuori dall'area di rigore. Chissà quale schema avranno in mente ora. Qui siamo tutti curiosi. L'arbitro fischia, Metallo, Iaquinta sinistra, rete! Rete strepitosa di Mattia Iaquinta! È il suo secondo gol in campionato. Quando gioca segna. Grande sinistro. 4-0. Metallo, prende palla, Dier, e rete! Rete di Maurizio Dier! Il Bisignano non si ferma più! Parziale 5-0. Dentro Ferraro, dentro Arlotta. Fuori Dier e Bisignano. Iaquinta che pressa alto, ora palla di nuovo alla Mantea. Buonocore, ma la differenza è abissale. Palla di nuovo a Metallo. Iaquinta, ora Arlotta, il suo primo pallone di questa partita. Iaquinta, ancora Metallo. E si libera sempre benissimo Metallo. E a Quinta. Ora Arlotta che lascia sfilare fuori il pallone. Rimessa laterale subito su Iaquinta. Che si affida a Rotella. Rotella sceglie la via più vicina. Metallo. Che combatte ancora con Miraglia. Fa tutto Metallo. Ora la palla finisce fuori. Rimessa laterale per il Bisignano. Ferraro, porta palla e ora la dà ad Arlotta. Arlotta avanza, prova il tiro, murato da Filice, ma l'ultimo tocco è di Arlotta, quindi palla alla Mandea, De Luca. Scambia con Miraglia, anche se il pallone sembrava fuori, però l'arbitro non ha fischiato. Ora invece è fuori, Arlotta, pronto a battere rimessa laterale. Da Metallo. Dall'altro lato per Iaquinta. Prova il sinistro di nuovo, parato. Ferraro si appoggia su Metallo. E il Bisignano ora fa un po' di giro palla, ma Ferraro non ci sta più, prova pure lui il sinistro. Parato da Zerbo. Angolo già battuto, Ferraro. Al volo! E la palla finisce fuori. Ma è di nuovo calcio d'angolo, perché ci mette ancora le mani il portiere Amandeano. All'angolo Iaquinta. Alto per Metallo. Metallo la tiene. Poi Arlotta. Ferraro, Iaquinta, Arlotta ancora, Metallo, ora l'arbitro fischia, vede un fallo, concede punizione alla Mantea. A batterla sarà Felice, vicino a lui De Luca, prova direttamente il tiro murato da Ferraro. De Luca,
La tiene Iaquinda, poi di testa metallo si appoggia al sicuro da rotella e il Bisignano ricomincia. Metallo. Ora Mattia fuori, lascia il posto a Dorsi. Ferraro. Ora Arlotta. Ferraro se ne va via, palla al piede, prova ad accentrarsi, la palla finisce fuori, però a mandarla fuori sono i blu cerchiati. Quindi sarà calcio d'angolo, a batterlo a rotta, direttamente a metallo. Non ha altra soluzione che Orsi. Ora la Mandea, Pignataro, poi Motolese, Rotella se la chiama, Orsi, Ferraro, Orsi se ne va, poi la lascia a Ferraro, palla in direzione metallo, intercettata di testa da uno dei giocatori della Mandea. Rimessa laterale, Arlotta. Metallo. Metallo fa tutto lui. Ora si deve appoggiare ad Arlotta e lo fa. Poi Orsi, ancora a metallo. Sempre marcato stretto. Ferraro. Ora Orsi che rischia un po', ma poi trova Ferraro. Calcio di punizione ora per i biancocelesti per un tocco di braccio. Orsi, Arlotta e poi di nuovo Orsi. È il Bisignano a fare il gioco, ora però l'arbitro concede un calcio di punizione in favore degli avversari per un presunto fallo di Arlotta. Sul pallone andrà Delizia o Bonocore. Anzi, ora sembra andare. Nulla. Schema molto elaborato, ma nessun tipo di pericolo per il Bisignano. Ferraro se ne va, palla al piede, la riesce a dare benissimo ad Orsi e partono gli applausi del pubblico. Arlotta all'indietro per Ferraro, la scarica su Rotella. Orsi in avanti per Ferraro, gestisce palla, ora deve andare col sinistro e rete, rete di Alessandro Ferraro, 6-0 Ferraro. I meritatissimi cori per lui e l'arbitro fischia la fine del primo tempo, parziale 6-0 per il Bisignano.
squadra di nuovo in campo e si ripartirà dal 6-0 in favore dei padroni di casa. Mister Barbuto fa partire il quintetto formato da, sempre Rotella fra i pali, poi Orsi, Andrea Bisignano, Maurizio Beer e Mattia Iaquinta. Ma fa riscaldare anche Daniel Bisignano. Fischietto in bocca, tutto pronto e via alla seconda parte di gioco. Si riparte da Delizia della Mandea, ma c'è subito Orsi che si affida a Iaquinta. Orsi ora sceglie Beer, su di lui De Luca, poi raddoppia Delizia, ma la palla riesce ad finire su Orsi. Ora Andrea con calma si appoggia su Orsi, Orsi restituisce, poi Iaquinta, esce fuori Rotella ad aiutare il compagno Iaquinta, palla in fallo laterale, De Luca, Beer, parte Beer, ma non riesce a saltare De Luca. Palla comunque ancora del Bisignano, Andrea Bisignano, vede Beer che però non ci arriva, non se l'aspettava. Delizia della Mandea, De Luca, su di lui c'è Iaquinta, il portiere la prende, ora bisogna aspettare cosa decide di fare l'arbitro. Ecco l'arbitro da calcio di punizione al Bisignano. Sul pallone c'è Orsi. Orsi in mezzo ad Andrea Bisignano, che però si lamenta per una trattenuta che comunque c'è stata, ma l'arbitro lascia giocare. Filice, De Luca, c'è Andrea che si guadagna una rimessa laterale, Orsi in avanti per Beer, poi di nuovo su Orsi. Beer la lascia al suo capitano Orsi. De Luca ora esce, lascia il posto a Miraglia. Il Bisignano restituisce palla agli avversari, visto che l'avevano buttata fuori di proposito nell'azione precedente. Ora il set è contro il set. Andrea Bisignano contro Miraglia. E Miraglia guadagna un calcio di punizione. Probabilmente lo andrà a battere Filice. La lascia Delizia. Delizia gestisce palla, ma c'è Mattia su di lui. Ed è stato sfiorato un gol dalla Mandea, ma ci arriva Rotella. Calcio d'angolo.
intercettato da Andrea Bisignano che parte, riesce a non mandare palla fuori, però la perde. Orsi, Bier, e il Bisignano perde palla solo per un attimo e poi la recupera. Orsi in avanti per Bier, ma lo anticipa Miraglia. Iaquinta, Orsi, ora Bier, prova ad andare avanti ma non riesce, quindi ancora si all'indietro. Iaquinta, Bier, Orsi, Iaquinta. L'arbitro fischia un fallo di Iaquinta su Delizia, quindi ripartono gli amandeani. Il Bisignano è chiuso, non si passa. Rimessa laterale, Miraglia. Cambiano i giochi blu cerchiati. Filice, dietro di lui però a Orsi. Ora si gira bene, prova a tirare ma la palla finisce fuori. Bella rotella, decide di darla vicino ad Orsi. Orsi, Iaquinta, Bier. Si appoggia di nuovo su Orsi che poi vede Andrea. In avanti a Bier, chiuso fra tre però. E ora palla agli ospiti. Ora Bier, Bisignano, cerca di partire ma è pressato da Bonocore, quindi è costretto ad appoggiarsi su Orsi. Bier ora non riesce a tenere palla, quindi regala una rimessa laterale a Miraglia e i suoi. Delizia. In avanti, palla a rotella. In questo secondo tempo il gioco è un po' rallentato per forza di cose. Penso sia una reazione naturale di entrambe le squadre. Prova Iaquinta il sinistro dalla distanza e ci arriva in due tempi il portiere amandeano. Esce ora Iaquinta, entra di nuovo Metallo che nel primo tempo è stato uno dei migliori del Bisignano. Orsi intanto becca Miraglia, rimessa laterale proprio per Orsi, la gioca con il suo portiere e poi Metallo in avanti, bellissimo per Orsi, prova il tiro che viene deviato. Quindi è angolo che batterà lo stesso Orsi. Metallo sbaglia e la palla finisce comunque su rotella. Quindi parte Andrea Bisignano, sbaglia anche lui. Palla intercettata dagli avversari, ma ci pensa Orsi. Allarga un po' troppo e Andrea Bisignano non ci arriva. Ora rimessa laterale per i blu cerchiati. Prova il tiro timidissimo da lontano. Delizia e non c'entra minimamente la porta. Parziale quindi 6-0. Ancora in questo secondo tempo non ci sono state reti. Orsi su Bisignano. Sì.
Bisignano ancora, cerca di non perdere palla sul pressing di Miraglia. Ora Beer, che arriva un po' in ritardo, però arriva. Orsi si stava per combinare un macello sulla linea della porta, ma per fortuna tutto come prima, 6-0. Solo rimessa laterale per gli amandeani. Pignataro, ma recupera Beer, va in velocità. Allora la palla finisce dietro nei pressi di Andrea Bisignano, subito aggredito da due avversari. Metallo l'aiuta, però lo stesso rimessa laterale per la Mandea. Pignataro, ora Filice, ancora Pignataro. Palla finisce fuori, rimessa stavolta per il Bisignano, quindi per Orsi. Intanto fuori Andrea Bisignano, dentro Alessandro Ferraro. Orsi scambia con Beer, prova a tenere dentro la palla e a darla a un compagno, ma l'arbitro fischia e non fa terminare l'azione. Probabilmente avrà fischiato un fallo. Sì, infatti. Munizione battuta già da Motolese. La palla finisce fuori. Beer cambia lato per Metallo, che torna su Beer. Poi c'è Orsi. In avanti per Metallo, ma è coperto da Motolese. Ora però palla di nuovo a Metallo, che mette un po' di ordine. Lo fa con Orsi. Cerca Beer e lo trova. Beer per Metallo. Poi lascia correre perché sarà rimessa laterale per il Bisignano, già battuta. In avanti Ferraro, tunnel ai danni del giocatore avversario, ma nulla di fatto, solo calcio d'angolo per il Bisignano. Orsi sul pallone, all'indietro per Metallo, poi Beer. Beer prova a saltare l'uomo, ora sono due, si aiutano anche con le mani. Beer la mette in mezzo, ma in mezzo non c'era nessuno, né in mezzo e né a coprire il secondo palo. Ferraro chiede scusa al compagno perché sapeva che doveva esserci lui. Rimessa laterale intanto sempre per il Bisignano. Stavolta si gioca dal lato opposto. È pronto Orsi, la dà Metallo, che poi la gioca con Beer. Su di lui sempre Miraglia. Orsi in avanti per Ferraro, la Mandea si aiuta come può. Metallo, Beer, Ferraro, e prova Beer, ma colpisce soltanto il portiere avversario. Ora ci prova anche Motolese della Mandea, ma risponde abbastanza male. Nessun pericolo per i padroni di casa. Intanto l'arbitro fischia in favore del Bisignano. Rimessa laterale, Beer, Orsi, in avanti per Ferraro e poi se ne occupa Metallo. Orsi cerca dall'altro lato Beer, che fa un tiro bellissimo al volo, ma trova il portiere avversario. Fuori Beer, dentro Iaquinta. Un piccolo stop, il tempo di asciugare un po' il campo.
guardando il portiere della Mandea, Zerbo, è stato messo secondo nella classifica dei top 12 della 15ª giornata. Nella stessa classifica, dalla parte del Bisignano, invece, troviamo Andrea Bisignano. Sembra che non trova rispondenza il portiere nella gara di oggi con la classifica dei marcatori, ma sta facendo quel che può. I 6 gol presi non sono stati da merito suo, ma merito dei bisignanesi. Intanto Ferraro trova ancora Zerbo. E intanto rimessa laterale Metallo. Poi Orsi, ancora Metallo. All'indietro la lascia a Ferraro, sapendo a memoria di trovarlo. Metallo Orsi, che gioca sempre senza rischi. Ora Ferraro, pallone buttato fuori da Filice, quindi rimessa laterale affidata a Quinta del Bisignano. Metallo. Iaquinta, Ferraro decide di darla a Metallo, poi c'è Orsi subito per Ferraro, la palla si alza e poi finisce fuori. Rimessa laterale per la Mandea. Palla fuori, rimessa affidata a Pignataro della Mandea. Palla letteralmente buttata in avanti ma fuori dalla Mandea. Orsi la dà in avanti a Iaquinta, che corre tantissimo, ma qui gliela dà un po' fuori misura Orsi. Era proprio umanamente impossibile arrivarci. Zerbo intanto rimanda palla in avanti, ma trova il petto di Metallo e poi c'è Ferraro, si smarca bene, porta vuota, ma Zerbo comunque recupera anche da terra, fa ripartire la Mandea per pochissimo, perché c'è Iaquinta che poi la butta fuori e non rischia niente. Ora l'arbitro concede un calcio di punizione ai blu cerchiati, mentre Rotella aggiusta la sua barriera. Ne vuole due. E ci arriva senza problemi Rotella. Filice intanto, su di lui c'è Iaquinta, non lo fa muovere né girare, e ancora, solo rimessa laterale per Filice, palla fuori a Zerbo che ora la lascia al compagno di squadra. Orsi ora si fa vedere su Motolese, però non riesce a prendere palla. Momento di possesso palla della Mandea. Iaquinta ora la gangia, riesce a darla a Ferraro. Ferraro sta per tirare, ma la palla viene raggiunta prima da Pignataro. Metallo ora sbaglia, poi la recupera. Iaquinta deve recuperare subito perché ha sbagliato anche lui, ma la palla finisce fuori. Due giocatori a terra, l'arbitro segnala che è quinto fallo e ammonisce Iaquinta.
il Bisignano non deve fare più falli. Tutti i falli che commetterà il Bisignano da ora in poi saranno puniti con un tiro libero a favore della Mandea. Ci arriva ancora Rotella, senza problemi ancora. Palla a Filice, ora è la Mandea che prova a farsi vedere, prova a far capolino. Ma Iaquinda continua a non far girare l'avversario. Tiro della disperazione che finisce nettamente fuori. E si riscalda Andrea Bisignano e continua a riscaldarsi anche Daniel Bisignano. Uno dei più piccoli della squadra di Bisignano, capitano della Juniores. Prova Metallo, rete! Colpo secco, rete di Metallo! Tripletta per Metallo, 7-0. Si riprende subito, senza perdere tempo. Metallo ora si guarda l'uomo che porta palla. La palla riesce a passare. Filice la tiene in campo ma con difficoltà. Poi c'è Ferraro che subito dall'altro lato del campo perde l'equilibrio. Regala palla agli avversari, ora sono 3 contro 2. Ma non riescono a finire bene l'azione, gli amandeani. La palla però è ancora loro. Buonocore prova a fare tutto da solo. Ma non va a buon fine. Nel frattempo è entrato Andrea Bisignano. Filice prova il tiro ma ci arriva Rotella. Rotella la prende e prende anche tutto il tempo. Orsi, Metallo. Metallo, sempre lui, vede Ferraro e si gira e costringe il portiere Zerbo a mettere la palla in calcio d'angolo. Andrea Bisignano già battuto il calcio d'angolo. Orsi, di nuovo Andrea. Metallo. Ora il Bisignano gioca a perdere tempo. Ma se capita anche il gol, non gli dispiace affatto. Andrea prova ad agganciare questo tiro di Orsi, ma troppo lungo e potente. Ora palla agli ospiti. Parziale intanto, ricordiamo, 7-0 per il Bisignano. Filice colpisce Orsi. Rimessa laterale. La Mandea non riesce proprio a passare. Metallo non fa passare Filice. Ora però riesce a passare, ma poi c'è Orsi. Poi però Filice si lascia andare, si butta a terra e il secondo arbitro lo vede. Quindi si riparte da Bisignano. Metallo. Ora fuori Orsi, dentro Arlotta. Bisignano, Arlotta, Metallo. In avanti a Ferraro. Il Bisignano vuole segnare ancora. E fa parte della mentalità vincente. Ma ora riparte Filice. E colpisce palo. Arlotta, ora rimessa laterale.
Metallo, ora Bisignano, Arlotta perde palla, ci arriva benissimo Rotella. Calcio d'angolo intanto per Bonocore, quindi per la Mantea. Ora arriva Bisignano a togliere fuori il pallone e non rischiare niente. Rimessa battuta da Filice, Bonocore, su di lui Arlotta e anche Ferraro. Ora Arlotta segue Delizia. La palla era già fuori quando Pignataro ha calciato, quindi rimessa laterale per il Bisignano. Arlotta la gioca con Metallo, che avanza, recupera quanto può, poi Ferraro. Metallo cerca di fare lui senza rischiare il passaggio a Bisignano. Ora invece arriva il capitano Ferraro all'indietro. Metallo, Bisignano non riesce a fare quello che aveva intenzione di fare e mi sa che l'arbitro fischia anche un fallo. Mi sa di sì, e tiro libero per la Mantea. Probabilmente andrà a tirarlo Bonocore. Rotella è pronto fra i pali. Parte Bonocore, ci arriva Rotella, non riesce a tenerla, poi colpisce il palo, ma il Bisignano continua a non subire gol. E ora Bisignano la butta fuori, rimessa laterale per la Mantea. Palla in avanti, fuori Metallo, dentro Daniel Bisignano. Daniel Bisignano che è classe 99. Intanto calcio d'angolo per la Mantea. Chiuso! Ma palla fuori. Tutto tranquillo, non è gol. 7 contro 7 di nuovo. La palla finisce fuori ed è angolo. Prova il numero 5 della Mantea, ma non riescono a prendere la porta. Intanto il Bisignano è pronto a festeggiare i più 3 punti, anche per oggi. Solo a meno 2 punti dalla prima in classifica, prima della giornata di oggi. Ora toglie la casacca anche Mattia Iaquinda. Barbuto vuole farlo entrare ancora. Andrea Bisignano, troppo lungo per Arlotta, che apprezza comunque l'idea del suo compagno. Fuori Andrea Bisignano, dentro Mattia Iaquinda. Delizia contro Ferraro. Palla alta, Iaquinda di testa, ora la dà Miraglia. Miraglia prova il tiro e finisce fuori.
Sonia Quinda, poi Daniel Bisignano. Palla in avanti, copre bene Iaquinda che poi è costretto a buttarla in volo laterale. Delizzi andrà a battere la rimessa. Dall'altro lato del campo c'è comunque Iaquinda che segue l'azione e poi la palla finisce fuori. E finisce qui la 16ª giornata di campionato. Vince il Bisignano contro la Mandea per 7-0. I nostri marcatori: Orsi, Metallo, Metallo, Iaquinda, Pier, Ferraro e Metallo. Il Bisignano con la gara di oggi se ne vola a 33 punti.